Buongiorno ragazzi. Federico? Io prendo un caffè macchiato freddo. Per me dice grazie. Perfetto. Siamo in compagnia di Federico Danna, primo storico allenatore della Pallacanestro Biella nel lontano 1993-94. 94-95. 94-95. Oggi allenatore capo del settore giovanile della Pallacanestro Biella. Pallacanestro Biella ha allenato e ha tirato su, ci sono anche Pollone che già è in qualche modo in prima squadra. Questi ragazzi hanno un futuro secondo te da professionisti? Sì, sicuramente sì, quelli che hai citato, più altri, forse il più famoso è Sandro Mamuterashvili, ma Federico Massone e poi altri più giovani, sono ragazzi sicuramente in grado, ragazzi che hanno potenzialità. 8-20 ad essere altrettanto forti come i ragazzi che abbiamo citato? Questa è una domanda cattiva? No, non è cattiva, è difficilissimo. Ah, okay. Abbiamo sicuramente pronta questa generazione di ragazzi del 97, 98, 99. Ecco, mi fermerei qui, cioè mi fermerei ai 15 anni. Un ragazzo a 14-15 anni può avere tante potenzialità e poi a 18 anni queste non sono diventate realtà. Sono rimasto una volta un po' turbato, aveva sbagliato un giocatore un passaggio. No, scusami, non aveva sbagliato un passaggio, aveva fatto un passaggio un po' molle. E tu eri stato. E non si può sbagliare. Non si può sbagliare un passaggio. E tu hai trovato, tu non giochi per vincere. No, allora ci sono errori che devono assolutamente essere ammessi. Non è che uno in allenamento in partita non sbaglia mai. Ci sono errori che dipendono da un atteggiamento passivo, impegno prima di tutto mentale ma poi anche fisico non massimale. Questi errori io sono fatto male, sono molto criticato. Davvero? Non possono essere ammessi. Da che età smettono di essere bambini e diventano ragazzi con i quali bisogna avere questo atteggiamento? C'è un'età precisa? No, da subito. Io sono convinto che l'educazione sportiva vada di pari passo con l'educazione scolastica. La scuola elementare e il mini basket è il momento della globalità, del gioco, dell'apprendimento attraverso il gioco, ma nella scuola media inferiore e di conseguenza da quella che è la nostra under 13 comincia lo studio. Via via più serio, non è che a 13 anni lo studio sarà altrettanto serio come all'università, però comincia lo studio. Paola Bua, Diario di Biella.